Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi cucineremo dei gustosissimi panini da picnic, ideali naturalmente per un picnic, ma anche quando tornate a casa la sera, avete pochi ingredienti in frigorifero, ma quelli giusti, e volete cucinare e mangiare qualcosa di buono e gustoso. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono indicativi, perché naturalmente dipende da quanta quantità volete utilizzare per farci i vostri panini. Qui abbiamo 330 g di tacchino, la fesa di tacchino, 2 pomodori ramati, 250 g di mozzarella bacina, 4 panini, sono circa 350 g della rucola, sale e olio. Ho preriscaldato il grill perché andremo a tostare i nostri panini e che dire, iniziamo a prepararli subito. Andiamo a ungere con un po' d'olio i nostri panini e andiamo a tostarli sotto il grill a 190 gradi per 5 minuti massimo, non di più. Condiamo anche leggermente la nostra rucola con un pizzico di sale e 2 cucchiai massimo di olio. Diamo una bella mescolata e la mettiamo da parte. In questa padella ho aggiunto circa 2 cucchiai d'olio, non di più. Andiamo ad adagiare le nostre fettine di tacchino, lasciamole cuocere 2-3 minuti per lato. Non saliamole adesso, mi raccomando, altrimenti la carne si indurisce e tira fuori tutta la sua acqua. Le altre fette sono pronte, adagiamole sul piatto. Ora andiamo a farcire i nostri panini. Andiamo a tagliare le nostre bistecche di tacchino a strisce larghe circa un centimetro e mezzo, perché i nostri panini non sono molto grandi. Ok. E ora facciamo i nostri panini in questo modo. Adagiamo un po' di rucola sul fondo. Le nostre fettine di tacchino. Una fetta di mozzarella. Ancora poca rucola. Premete la parte superiore leggermente e facciamo anche tutti gli altri. I nostri panini da picnic sono pronti e noi siamo pronti a gustarceli. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta e se vi è piaciuta mi raccomando un bel like al filmato e vi siete iscritti al canale YouTube? Ci sono tante altre gustosissime ricette che vi aspettano. Ci vediamo alla prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a cucinaconagnese@gmail.com.